Benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con il gruppo Plumbo Blend. Anche oggi collaborazione matta, ma i dettagli li vediamo dopo. Per ora, sigla! Questa collaborazione consiste nel creare una storia, un protagonista e andare a cercare una persona. Proprio si capisce tutto, si capisce perfettamente di che consiste la collaborazione. Questa collaborazione consiste nel creare una storia, cioè un personaggio principale che sta cercando qualcuno, quindi va a spasso per il mondo sim a cercare informazioni riguardo questa persona. Poi raccogliamo tutte queste informazioni, andiamo in cassa e dobbiamo creare quella persona basandoci solo ed esclusivamente sulle informazioni che abbiamo trovato in giro per il mondo. Come sempre abbiamo creato tutta la storia, ce la siamo scambiata tra di noi e la mia storia è andata a Miriana, la trovate sui social come Miriana Sims e lei mi ha mandato la sua, quindi oggi andremo a vedere cosa ha architettato Miriana per noi. Lascerò in descrizione i nomi con i link e gli orari di uscita dei video delle mie amiche che hanno collaborato con me e andiamo a immergerci subito in questa bellissima nuova collaborazione tutta matta. Mi chiamo Jeremias, sono un adulto e sono stufo della monotonia. Le giornate sono tutte uguali. E anche se amo il mio lavoro e trovo il tempo di dedicarmi ai miei hobby, sento che manca qualcosa o qualcuno. I pausa! Oh, Frank Vento. Infatti, sono solo e spero tanto di trovare la mia anima gemella il prima possibile. La mia goffaggine non mi ha aiutato finora. Il mio più grande desiderio è di creare una famiglia. Un mio amico ha sentito dire che a Sulani vive una signora molto particolare. Si vocifera che sia una sirena, in grado di esaudire i desideri in cambio di favori. So che sembra assurdo, ma cosa ho da perdere? Così ho deciso di partire per Sulani. E potevo mai fare un video normale io? Potevo mai fare un video serio io? No, perché il gioco non me lo permette! Sono arrivata a Sulani e ho visto lì dietro che questi baristi facevano qualcosa di strano. Quindi mi sono avvicinata e mi sono resa conto che due baristi si erano fusi l'uno con l'altra. A un certo punto hanno cominciato anche a muoversi in sincro. Ma perché? Poi siamo andati nel bar perché dovevamo parlare con il barista o la barista. Ed è successo questo. Entro, comincio a fare svariate interazioni amichevoli con la barista. Ah, tra l'altro anche qui, come vedete, si sono fusi due, vabbè. Comincio a fare varie interazioni con la barista perché dovevamo parlarle appunto per chiederle di questa donna, informazioni riguardo questa donna. Quindi ho fatto tutte interazioni amichevoli, ma lei non ci degnava di uno sguardo. Lui ha parlato per ore, ore e ore, da solo con il muro, perché lei proprio non ci voleva parlare. Tra l'altro lei aveva uno sguardo freddo, quasi robotico. C'era proprio da far paura. Ah, ci ha fatto anche un gestaccio. E poi ha fatto questo. Ah, perché? Poi è arrivata Nalani, ha parlato con Nalani e quando hanno finito di parlare lei aveva questa faccia qui.
E lui dietro che se la ride. Ma che gli ha detto? Ci riproviamo di nuovo insieme questa volta. Entriamo nel bar e proviamo di nuovo con la barista. Forse questa volta ce la facciamo. Amichevole. Poi facciamo. Amichevole, chiacchiere, chiacchiere, impara a conoscere. Amichevole, chiacchiere, chiedi la sua giornata. Amichevole, interessi, discuti degli interessi. Oh. Vediamo se questa barista ha voglia di parlare con noi oppure no. Lui chiede qualcosa alla barista riguardo questa donna. E la barista gli risponde: sai, facendo questo lavoro sento molte storie. Ho sentito spesso parlare di un'anziana che vive come un eremita. Dicono che si vesta con indumenti riciclati e che, nonostante l'età e come si concia, sia una bella la signora. Sinceramente non ricordo altro, ma puoi provare a chiedere altre informazioni ai Kealoa. Vivono qui vicino, la casa con le palafitte oltre gli scogli. Quindi, ok, la barista ci ha dato queste informazioni. Ora andiamo a casa dei Kealoa. Ho problemi a dirlo. E andiamo a vedere cosa hanno da dirci loro, sempre se ci accolgono in casa, perché la volta scorsa mi hanno ignorata beatamente. Questa volta sono fortunata perché ho trovato lui, Makoa. Proviamo a parlare con lui. L'ho messo in pausa così non scappa. Pare che ci sta parlando. Oh, bravo. Finalmente collabora. Andiamo di amichevole, anche qui complimenti, di nuovo un complimento sincero. Lui parla con questo ragazzo e Makoa gli risponde: sì, in effetti abbiamo sentito parlare di questa signora. Dicono che abbia gli occhi del colore del mare e lunghi capelli biondi. Non so dirti altro, ma la mia vicina, che ha la Oapili, saprà sicuramente aiutarti. Ma perché questi nomi che sono indicibili? Non si dice così. Ok, siamo fortunati anche adesso perché abbiamo trovato Kala proprio fuori di casa sua. Proviamo a parlare con lei e vediamo un po' che cosa ha da dirci. E invece no, lui con chi parla? Con l'altra. Ora lui parla con Kala e Kala gli risponde: ciao straniero, non mi stupisce che ti abbiano detto di venire da me. Sai, alcuni mi credono folle. La verità è che ho un forte legame con Sulani e sono connessa con gli spiriti di quest'isola. Comunque, posso dire che è già abbastanza informazioni. Posso aggiungere che ha la pelle molto chiara, adora nuotare e vive alle pendici del vulcano, ma ricorda che tutto ha un prezzo. Quindi, adora nuotare, vive alle pendici del vulcano, tutto ha un prezzo. È una sirena. Che carino. Abbiamo tutte le informazioni necessarie per andare a creare questa sirena in CAS. Andiamo. Allora, io non capisco per quale motivo, quando registravo per fare Machinima, è successo tutto quel macello e non sono riuscita a registrare. Oggi, che sono qui a far vedere il gameplay, funziona tutto. Io l'ho detto che è un complotto. Ho scelto questa simina perché in pratica ora io non posso modificare nient'altro, a parte le informazioni che mi hanno dato la barista, i Kealoa e... non mi ricordo che... non lo so. A parte che l'ho chiamata Zelda, sì, proprio una fantasia. Fornitrice di pozioni, secondo la mia testa fa anche delle pozioni, collezionista, figlia del mare naturalmente, figlia delle isole e amante della musica. Ora noi possiamo andare a modificare solo i tratti che ci ha dato Miriana. Sicuramente gli occhi. Andiamo a mettere gli occhi blu, colore del mare. Poi i capelli, diceva capelli lunghi, biondi, questi sono già lunghi, quindi io semplicemente gli cambierei il colore. Mamma mia come sono brutti. La pelle, diceva che aveva la pelle chiara, quindi andiamo a mettere una pelle molto molto chiara. Oddio che brutta. Bella signora, vabbè, non posso modificare nient'altro. Indumenti riciclati, quindi almeno gli indumenti glieli possiamo andare a mettere per quando ha la forma umana. Indumenti riciclati, cioè quali sono? Quelli del pack dei lupi. Oddio, com'è vestita! 3 ore? Ma ce l'ho fatta! Quotidiano, formale, sportivi, da notte, da festa, da bagno, clima caldo, clima freddo. Invece in versione sirena è così. Oddio! No, ti prego, togli sta maglietta! Togli sta maglietta, non si può, non si può! Questo va benissimo. Io ho finito, cioè questo dovevo fare. Allora, la storia di Miriana finisce qui. Ci dice: vai in cassa e divertiti. Però non posso finirla qui. Cioè, sto poveraccio, la troverà sì o no una donna? Quindi, vediamo che succede.
Geremia scorre verso la spiaggia per cercare la sirena e, come per magia, lei appare davanti a lui. Dopo aver espresso il suo desiderio, la sirena risponde così. Le sembianze della tua amata sono celate. Sotto le vesti di un animale saranno cercate. Il desiderio sarà esaudito quando un bacio le darai, ma attento a non sbagliare o la perderai. Questo è il prezzo da pagare se l'amore vuoi trovare. Jeremias accetta e parte alla ricerca della sua amata. Proprio quando stava per mollare, la sua attenzione viene attirata da un animale. E vissero per sempre felici e contenti. Un bacione ciccione a tutti e al prossimo video.